siccome era... A un certo punto, siccome uno dei due si confonde, tipo vede, pensa di essere l'altro Cloud e di chiamare Covery, secondo me. No, è giusto cambiare skin perché così evitano di confondersi. Uno ha il gonnellone, l'altro i pantaloni. Perché? Ha ancora i comandi di Effy. No contest! Let's go. Cloud contro... Cloud emo contro Cloud ancora più emo. Che poi che film stupido che era Advent Children, diciamo, che non aveva senso. L'ho visto, non era stupido. Era stupido, nel modo ma chiamava acrobazie a caso, io mi ricordo quello. No, guarda, era una figata. Era una figata quando avevi... Cioè, ok, io l'ho visto che la prima volta che avevo 8 anni e mi era sembrata una figata incredibile, però... Io l'ho visto da poco che... Comunque mi ha lasciato dei bei... Wow! Delle belle vibes. Comunque, vediamo un po'. Upper, di nuovo. Sadler comunque cerca di tenere un vantaggio con il suo stile di gioco più ragionato e meno appioso. Però l'upbeat si fa sentire sempre. Non puoi parriare l'upbeat. A meno che... A meno che non sei... No, a meno che non bere il secondo I. Continuano a prendersi a... Continuano a sparare anche... Non ce l'hanno, l'hanno direttamente il C-Stick loro. Bello questo da parte di cartina, ok, sì, cerchiamo di capire come è stato. Adesso è un po' difficile capire. Bisogna guardare i nomi, io non sono abituato a leggere le parole. Allora, quindi... il Cloud di Advent Children c'è la cartina. Sì. E ricordo che devo guardare i nomi perché non è che tu possa guardare i pantaloni. No, se metti l'L vicino a Sap. Anche tu hai fatto. Bella giustizia. Bella giustizia. Si accorge degli errori. Comunque Fumble Tomodachi deve essere buttato via perché Sadler ovviamente non vuole stare sotto di sto, chiaramente. Abbi. Oh, sono strani i Vito Cloud. Lo sai un matchup che vorrei davvero vedere in Grand Finals? Il Vito Roy. Oh, con loro che fanno gli scemi, corrono per tutto lo stage e sparano attacchi. Fanno la mossa bellissima, però. Yeah, yeah! Ehi, è Celeste, ossia Sadler, riesce a rimettere la situazione in pari in quanto a stock, però sta messo malino in quanto a percentage in ogni caso. Vedremo comunque come si... Effettivamente come la commenti una cosa simile, stanno facendo offerto, sì. È AP. È un po' difficile. No. Quello è un problema perché quando hai due personaggi diversi almeno c'hai le interazioni tra i due, questi hanno la stessa, hanno le stesse cose. Forse Francia aveva ragione. Non voglio il Vito Cloud. No, però non volevo neanche gli Yang. Vito Roy è un momento spezzica assolutamente. Momento spezzica. Ah, spezzica, mi sono sempre chiesto come si pronunciasse, vedi. Anche io lo so che lo chiamavo spezzica all'inizio. Era bruttissima però. Sì, arriva un ferro, arriva l'up smash, ragazzi. È strano da commentare, comunque si è portato il vantaggio Sadler. Sì, assolutamente, però poi arriverà un colpo e torneranno in fight. Ferro, ancora no. Un bello recovery comunque con lui. Bello. Tu potrebbe, ok, ci ha provato. Stage. Bella, bella, bella. Oh, boom! Boom! Bomba, grande Sadler, due stop di vantaggio, se l'è gestita davvero bene questa si becca il primo punto di 10. Sadler va a 1. Vediamo un po'. Dove Marco andiamo? Ha deciso di rimanere Cloud tutto il torneo. Sì, beh, suppongo anche Sadler sinceramente perché Fox non gli è andato benissimo. Purtroppo non ha tempo, per allenarsi. No, chiaramente, chi sta come cosa infatti. Lui che potrebbe allenarsi per arrivare primo. Chiaro, ci sono le priorità nella vita, chi sta. Vero. E finché puoi spammare up B e non pensare a labbare tutte le tech strane di Fox, va bene così. Wow, letteralmente la stessa partita di prima, vediamo. Sì, stesso stage, stessi giocatori. Stessi giocatori. Stesso fuori. Momento 8-8-3. Ok.
Mi fa ridere che aspettano l'attenzione tirando gli up B. Il commento fino adesso poi stavo facendo anche decente, poi non qui ha rovinato tutto sta cosa. Allora, per dire no, a fare sempre la stessa cosa, letteralmente, feri su spino B. Bectro prova a inseguirlo, comunque però insegue l'altro, in realtà e gli tira comunque il side B. Però adesso c'è Sadler che ha il side B carico e sta cercando comunque lo spazio per tirarlo, no, per spostare il proiettile. E va bene anche così. Prova a coprire le spiate con la skill, ma non ci riesce. Un po' torna on stage senza grossi problemi, schiva il colpo. Ita, ok, lì Bectro, forse okay, era meglio. Poi è. Adesso cercherò il per killare, I guess. Sì, anche il bear, bravo. Oh, Dio, che per recuperare. Tranquillo, bear, molto bellino, e si prende la prima stop, Sadler. E ho un fuoco. Se riesce a gestirla bene. Sì, può portare a casa anche questa. Willow sa adesso dove cercare di prendere il percentuale. Sì, assolutamente, perché prima o poi muore, quindi... Ah, certo. Io eviterei di stare così vicino a Marco. Sì, perché Marco comunque è molto più aggressivo, tira proprio roba. Tira gli attacchi fuori dal cilindro. Sì, soprattutto quando hai la lì. Sì. Questo più permettertelo di giocare più sei. Bravo. Comunque bella questa, molto bella. Uno stock intero di vantaggio. Sadler comunque si sta dando da fare, lo vuole il titolo di... Vuole prendersi la GF comunque. Vuole prendersi il suo... Il primo posto che Marco gli ha rubato tanto tempo fa. Ah, sì. Continuano a fare interazioni stupende con la B. No, uno lo missa e l'altro lo mette. È un assalto. E si stippa in una direzione a caso. Risolto il game plan. Un po' di tensione qui, siamo sì, siamo col fiato sostegno, per questo che stavo parlando. Quindi, bello, bello, bello il fair, però comunque sta a 100%, questa è difficile. Però vai a guardare lì. Purtroppo Cloud non ha molte opzioni in stage. Questo è il discorso, troppo al fair. Questo può prendere senza ragionarci troppo, ma che... Uff, qua la smash mi sa che entrava, sì, eh. Sì, avrei provato anche la smash. Ah, era troppo veloce che non ci pensi, ci sta. Sì, comunque noi dobbiamo anche calcolare il fatto che loro pensano sul secondo. Sì, assolutamente, noi siamo qui tranquilli seduti. Quello da qui da qui. Ovviamente è qui, così dell'errore. Sto avere carico adesso, sì. Però... Niente. Un po' greedy, però chi sa, in realtà, perché stai dando la piata chi lo va subito. Non ha killato ancora. Però adesso ho anche il death attack per dire uccido. Però adesso manca anche la rete. Non stare attento. Però anche quello. Però Sadler sta a 60. Vero, la percentuale massima. Abbiamo fatto la battuta divertente anche oggi. Yeah! Come hanno deciso? Ok. Ok, da 200%, madonna. E Sadler si prende pure il secondo punto. Si vuole ribaltare. Siamo al possibile il reset della bracket. Vediamo un po'. E nel caso dovrò togliere la U, passa a 2. Andategli la U. Vabbè, così metterò la U. Sì, mi sa che... Ah, pensavo si togliesse dire solo sì, perché siccome Marco perde, allora va in loser grand final e Sadler passa in loser. È una cosa strana. Boh, che possiamo semplicemente che mandasse le cartine in user's bracket e faccia essere un coso. Fossero entrambi per un user's bracket in quel caso. Boh, chi se ne sbatte. Ehi, ha piccato Wolf, bomba! Non me ne ero accorto, ha deciso... Deve vincerlo. Vediamo un po' il laserone, grandissimo... Grandissima mossa da parte di Wolf. Questa, no, sì, perché... Assolutamente sì. Però io prendo la skin migliore della sua.
Allora quella è skill music. Quella rosa. Bravo, Nuzzi. Bellissimo. Così che hai gol test. Che bomba le flash. È abbastanza impunibile con le flash. Sì, assolutamente. Infatti lo sparo sempre. Forse sono io. No vabbè, se sei con shield comunque spazio un casino. Ed è velocissimo, quindi. Anche Wolf ha abbastanza problemi in stage. Sì, però una buona recovery. Almeno una cosa che è migliore di quella di Cloud, per dire. Un bello il backer lì. Comunque Cloud però fa la sua. Riesce a tornare in un stage, situazione abbastanza pari in quanto a percentuale. E entrambi i personaggi comunque hanno i loro modi per killare subito qui, quindi. Qui Marco lo sapeva. Sì, assolutamente. Sapeva che avrebbe cercato la cross, la che è rimasto su scudo. Non trovo una cosa qua, prova a fare il giorno delle fiate e Becker che killa. Bello forte il Becker di Wolf come al solito. Vediamo un po' il Ner, comunque sempre bellino per le Ner soprattutto. Mi aspettavo forse prende sulla piatta. È di Cloud? No, quello di Wolf si sì, prende sulla piatta se ci sei giusto sotto, però dovete avere la pressa Y. Momento confusione. Momento analisi. Dash attack che... sì, killa assolutamente. Sì. Era 100... 630. Era 120. È stato comunque sta recuperando. Non frega niente se... sì, se ha piccato Wolf lui... Lui fa il suo gioco. Fa ridere come adesso il suo PG più 8 sia Cloud. Lo vedremo nel prossimo PR. Best Foxita. Best Foxita che non usa Fox. Non voleva farci passare per più. Bellino le smetti. Poi ce l'ha stupidamente appresso, così non dico ma sento troppo male, non so. Sì, non era caricato. No, è perché da fare così, non ti via. Oh! Ci ha provato e ci è riuscito. Che bellino quando succedono questi momenti, quindi non sai se avvicinarti alla fine entra. Prima con la mossa del ferita. Sì, è vero che il limite tanto è da avere altre alte percentuali. Quando ti lancia il beer delle lover. E non averlo comunque ti permette di sparare in tanto tutti i proiettili misceni. Allora, però c'è da dire che con Limit Cloud è un po' più veloce. È vero anche quello. Tutto gli è parte del tutti. Qui continua a... Sono molto sono pari, io. Sì. Che bello, ho detto di questo stupido. Beh, che bravo, bello. È passato a usare il limite. Down smash. Il down smash è bello cattivo al ledge. Sembra che non abbia provato a prendere due frame. Lui... Non devi mai toccare lo smash. Momento Wolf. Momento smash. Ecco, appena si prende il suo primo punto con un Wolfino. Adesso dove andranno e che PG piccheranno i nostri ragazzoni? Vicino allo stadio. Penso che torneranno gli stessi PG. Stop battle! Ok, non è stesso. Bene, game 4. Su Pokémon Stadium, come i veri allenatori di Pokémon. Esatto. Perché mi fa dire che ci sono 6 persone che ci stanno ancora guardando, avrei visto, mi avrei chiuso anche. Sono... Ci vogliono bene. Che bellino contro The Shot Attack. Up tilt pure, questo lo devo aggiungere. Va la batta. Ho preso quel per emotivo, eh. Tanto lui continua ad approcciare i The Shot Attack nero. Non gli va bene, che gliene frega. Finché le cose funzionano. Però ogni volta fa una sprazzolita. Quindi proprio... Che tanto...
No, che poi non senza impegno come Young Link, perché almeno lui in neutral lo deve giocare. Però c'hai tool per giocarlo bene. Poi in advantage è pauroso. Però neutral lo devi giocare bene bene bene. Vediamo quel momento che camminano sugli scuri così per... Sì, lì si aspettano delle roll. Sì. Per poi finire. Bello, bello, perché... bello. Sta abbastanza non in vantaggio da quando ha applicato il personaggio forte, cartina. Beh, non che Claudio sia scarso. Ah, però... bruttissima Sadler, cosa mi combini? Stai giocando così bene. Vabbè, succede. Sì, succede. Troppo non possiamo fare bene una cosa. F però. Comunque, Cassina ha recuperato, non sei già vita la smash. Smash il punibile. Cioè, neanche sì. Col Perry l'ha punito, è incredibile. Riuscirà a prendergli la storia. No, perché sì, lo punti tanto. Mi troppo vantaggio, ok che si è suicidato Sadler, però questa è brutta. Beh, è troppo brutta. Però comunque non è... Vediamo se riesce a... Aia, ok, buona figlia, ho preso una. Però comunque è grigissima la situazione. Può sempre prendere. Bisogna avere speranza. Però quando Wolf queste, fa queste cose è un po' difficile avere speranza. Uff. Beh, no, però sì. Ah, ok. Ci ho provato la fontana. Un po' tenta il backer, l'ho capito anche. Ecco. L'up smash scemo tonto vince ancora. 2 a 2, game 5. Se vince cartina vince il torneo, altrimenti si va al test della bracket. Hype per questo momento. Hype potrebbe essere l'ultimo game. Così come. Sì. Tempo, lo dico dopo. Potrebbe essere l'ultimo game oppure potrebbe esserci un'altra BO5. Vediamo un po'. Sadler comunque va sempre per la sua strada piccando Cloud. Se non sbatte. Assolutamente. Fa bene. Sì. Sull'Aila. Ovviamente sull'Aila come tutta la cosa final. Qui a Cagliari. Se non esce l'Aila per la prima volta. Oh, ci sta. Più divertente è quando sono Wolf e Fox. Sì. Per. Che bellino di spingere tanto. Divertente. Ci ha provato la gancata. Però le spingere assolutamente. Però Cartina non sarà un vero campione se col Fai non spinga almeno una kill. Intanto bello quella smash. Chissà, magari ci prova. Una bella spike di Fai B. Sono un vero giocatore di Wolf. Però la sempre bel danno smash che non conto fino a tanto. Fortissimo. È in vantaggio di una stock intera. Solamente perché ha preso una smash e non è però si sposta di lì. Quando prende gli scalda il cuore. Non so più cosa dire, ma sì. Manco io perché... Vedo questa... Continua con le bread and butter, comunque, Cartina, questa... perché prende percentuale, gli va bene così, e sta continuando comunque con le sue stringhe, a fare proiettili. No, ma poi sì, io la vedo così spesso che... Brutto lavoro per il commentatore, senza la smash per togliere la piatta, non funziona. Up B, ci stavano mancando questi. Lì, mi è piaciuta, mi è piaciuta. Lì se l'aspettava. Da tryhardone questo. Un po' la butta off stage, però chiaramente si dimane. Non quando va più di male.
Presa molto bene da qui. Lì ha sbagliato. È passato in vantaggio tutto d'un tratto. Così. Ed è importante perché se vince chiaramente qua va a 0. Però c'è un up smash dai mezzi. Ultima stock per entrambi. Sì. Cosa succederà? Boh, ultima stock per Sadler, perché appena c'è ancora tutto un tentativo da fare. Possibile l'ultima stock per Sadler. Questo vediamo un po'. Cosa ci tira fuori dal cappello? Si approcciano, si studiano, guarda. Però Sadler ha messo molto meglio in una percentuale, quindi. Ai! Mi stava male. Un altro smash ed è morto. Qua sei in B. Ha, gli ha letto il salto, però purtroppo non è riuscito a prenderlo. No, qui si va il reset. Si va il reset. Grande Sadler, quindi torniamo sullo 0-0, signori e signori. Se lo merita, ha già fatto bene. Sì, assolutamente. Nonostante Marco abbia tirato fuori il Wolf, non gli è bastato per prendere l'ultimo game. Intanto sono le 21:22. Noi dobbiamo andare a mangiare, non si. Ma a Cagliari, sì. Da qualche parte a Cagliari, non a qua. Dove vuoi? No, dico, però poi per tornare a casa, perché se smettono di passare in pullman è un po' un casino. Chiaramente, perché non sto mica in macchina. Che un po' sto scemorando, ma a Cagliari va benissimo. Intanto, parliamo del torneo. Ok, sì. Small Battlefield, vogliamo fare gli ignorantoni che si spannano gli attacchi scemi a 200 metri di distanza. Small sempre. Rimangono fissi. Vediamo come sarà una BO3 in cui Katina va da. Una BO5 in cui Katina va da subito con un Wolf. Questa è Grand Final 2. Ok. C'è bisogno di scrivere Grand Final 2. Se Gran Final era così bella, perché non avevamo fatto Gran Final 2? Questo è il sequel. Vediamo come andrà a finire. Bene, stessa solfa di prima, iniziano i si sparano gli aerei, sono felici loro. Adesso poi abbiamo stritando di più, dai, non è vero. Perché se senti a terrore con... Guarda che Wolf Link a te va meglio a quello di Wolf. Devo fare per. Che è stupido Death Smash, ragazzi. Lì ha sbagliato direzione, sì, voleva farlo dall'altra. Però finché funge è buona così. Questo discorso c'è molto... Cattina ne ha uscita. Ok. Non vuole perdere. Giustamente, io non vuole perdere. Sembrava che io volessi perdere con questa da un albero solo sta. Assolutamente, Vicky. Ma in realtà l'hai lasciato in niente. Sì, è la verità. L'ho lasciato in niente. Verità, non killa, quindi lo sono un ho provato a gimparlo, ma... vabbè, se la prendo comunque. Boom. Qui inizia a fare danni, voleva dunkarlo a inizio game. Si sbaglia la B. Stava un bel attacco. Sì. Venire. Quindi la punta l'utilizzo del fratello a zero. Sempre safe, Marco non rischia safe. Va bene. Tanto ha l'opzione Shaman LED. Sì. Comunque se vediamo di tirare il lì può finirlo. La fa. Buono verde, buono scudo. Sì, ci ha provato, tanto... Assolutamente sì. Era imponibile, ma... Non ha l'audio, la tua slash limit, quindi... Un po' di... neutral... Mi aspettavo che... Invece si prende l'audio.
Che ridere che fa, però è incredibile. Gabina prova. L'ho ganka. Buono. La stava quindi cercando. Last stop. La stop, vediamo un po'. Completamente sempre pari. Down throw. Down throw da shot. È la prima cosa che ti ho insegnato la sei volte, la forza che mi ha insegnato Giada. È la wall. Esattamente. Ah, brutto. Lì l'avrei messo. Qui si va a prendere? Buono. Sadler. Quindi Sadler si prende il primo punto di questa partita. Ci stupirà, vedremo. Non lo so, non so neanche cosa che potrebbe stupirmi in questa contesta. Beh. Però diciamo di sì. Siamo fiduciosi noi. Riponiamo fiducia. Assolutamente. Dove andranno? Li sento confabulare da qui. Ehi, ha culturato. La David Stupid Rule. Mi pare che siano andati su Stadium. Ok, rimangono Cloud, Wolf. Ci rimarranno fino alla fine. Ci ha salutato qualcuno, mi pare che sei figlio. No, hai ragione. Che ogni tanto la entra. Sono simpatico. E poi chi guarda adesso nel vado? Ci sto per vedere che non stiamo tirando un male. Ti sta benissimo il ferro. Non so, ti vedo che sei un po' stanco. Stanchino dopo aver commentato tutto il giorno, giustamente questo è un caldo bestiale. Ma perché che ho tipo 3 ore di sonno? Oh cavolo. Comunque continuiamo a guardarci questa gran final 2 con. Gattina si deve tirare i suoi ferri, i suoi nerf. Ogni tanto fa il grab. Ha provato il blaster. Perché il punto è che quando fai down throw a lei non hai nulla che puoi fare, letteralmente nulla. C'è chi fa il salto e poi il blaster per coprire il salto, ma di base non puoi fare niente. Uno sì, spinto. Devi giocare a lei, non hai le opzioni con le grab. Devi giocare molto di rib a lei. Sì. Devi coprire tutte le opzioni. O ti metti a fare down throw, poi ti butti a prendere il fer e quello ci sta. O se avanti un po' che fai down throw side B. Cerca di approcciarlo, ma lui se scappa e fa blast. Lui sì, sicuramente il gioco a distanza è molto meglio di Wolf. Sicuramente è molto più forte. Bellino la smash lì con un bel tentativo. È bellino la smash qui che comunque regia perché è la metà space. Questo è bizzarro. Adesso non credo c'è una di brutto cattivo. Sì, è uno sopra avanti. Che Sadler non rischia nello stage. Sì, super rischi però quel sei lì. Vediamo un po', continua a spizzare comunque con i callbacker, cartina, perché comunque vuole semplicemente prendere la kill. Si ha provato a girare la ha tentato il range estremo del down smash. Devo dire una cosa, prima c'è un'opzione che hanno fatto, ma la sono dimenticata. Dopo 20 anni mi sto facendo invecchiare in più. Up tilt scemo tonto. Ha killato di up tilt. Sì, up tilt scemo tonto kill. Buona così. No. Quella era la smash 4. Non ammettiamo sta intelligente Wolf. Continua a evitare i blasterini. E a saltare a fare il fail. Però comunque messo un marino. Sì, al momento. In molto in vantaggio. Cioè oddio, se prende subito la kill non ha problemi in realtà. Si lascia spazio, però Wolf si prende tanto percentuale. Ah, ok, a posto. Grazie, Sadler. Sono più o meno. 25. Cioè a dire che comunque un solo blaster si porta. Otto fa il blaster. Sì. L'hanno anche nerfato, mi ricordo. E poi soprattutto c'è anche l'icebox nella baionetta, oltre al blasterino. Non male, non so,
essere close range per Freddy. Sì, è un duplice. Beh, non è se vuoi. Ho provato. Quello di giocare, non per il personaggio. Non provo a fare. L'ha provato a fare la mossa di Charlie Le King. Le King lì gli ha letto il salto, sapeva che sarebbe stato sparito, ma. Invece non è stato così. Scusa me. Ma... Sadler fa attenzione a non permettere di fare la tua salto uscita. Si copre bene tutte le distanze. Perché sennò non vuoi fare la ha bloccato la sì, sì, qua l'ha fatto davvero lavoro bene. Deve usare l'erba che può tornare. Ah, prendi due frame. Me l'ha per cartina. Sì. È stato bravo. Sono a uno. Andiamo a G3, ragazzi. Che chissà, bene, non era davvero G3. Chissà se finiremo a game 5. Di nuovo. Pesante. Non so dove vanno l'Hylat, ok, chiaramente. Tornano sull'Hylat. Intanto sbatto la cosa. Boh, sì, succede. Noi stiamo qui intanto nel nostro regno del commentatore. Il regno dei commentatori. Ancora una volta, Cloud Wall. Almeno non è Cloud, come inizio. Cloud era impossibile da commentare. Sì, era veramente stupido. Vediamo che stiamo facendo di meglio adesso, non facciamo più. Dai, non si boi, sono stanchi. Non è comunque il commentario il peggiore di Italia. Che tonte però queste opzioni, dai, cosa vuol dire che tiri il back, ti scudo, non vieni punito, tiri a flash, iti, tranquillo perso. Non torna. Però non torna neanche a mamma di entrambi, mi è piaciuto, sta vedere un pazzo. Ha detto basta a campare in stage, andiamo pure. Ha detto basta a giocare, ha detto basta a Pokémon. Ma per nere. Bellino l'ha smash tirato così a caso, mi piace troppo. Quando lo sei fatto? Tutto è infinibile. A per teatro. Cosa? Pensavo l'avesse preso io. No, era dall'altra addirittura. Bella come schiva, cioè come schiva, tra virgolette, il down smash, sì. Con capelli, non so smash, nerf, comunque mi fa malino. Prima si farà vergogna. Sì. Che tonto l'up smash, ragazzi, tante volte l'ho detto, è troppo. Continueremo a dirlo. Assolutamente. Comunque l'up di Cloud sono meglio. Che le facce di Young Link sono meglio. Un po' di silenzio, non sappiamo sì, cosa un dire. Minuto di silenzio per questa partita, perché oggi c'è il vecchio. Non sappiamo più che dire. Oh, Cartina è molto in vantaggio, quindi dubito ci sarà un comeback, sinceramente. Beh, tutto da vedere. Sadler fa fare questa cosa. Sì, però Wolf è stupido a killare, quello è il problema. Finché era Cloud contro Cloud, ok. Bellina sì, questa, gli però. La recovery sbagliata. Bella per l'Hylat. Bella per il lascio attaccare a stupido. Bella questa, è partita per me. Allora, deve fare una bella 0-3 con la rete. Oh, che si può fare, però è molto difficile. Perché chi qualca di favore anche il nerf il lato in realtà è secondo me Sadler cercherà di rubarlo sì ci sta ci perché non è quello che ho usato perché ok ed è stato che si va 200 anche è stata anche una brutta di icon e Cartina va a due game vinti. Questo potrebbe essere l'ultimo, potrebbe non esserlo, stato che ci farà la sorpresone. Chissà, dovremmo commentare due o un game. Vediamo, chiaramente niente sorpreso dai personaggi. Sì,
sempre la stessa cosa. Sì. Non ho visto neanche lo stage, lo scelgono così in fretta che mi distraggo. Ma perché fanno entrambi sempre stessi Ah, balli, ok. sicuro. Vai. Si divertono. Sì, il loro stage. Tanto l'hanno anche migliorato l'ultimo patch. Beh, che il girato così è molto carino. Sempre usare quello delle foto che devi dire effettivamente Lì le era mani. facile comunque un bel downbeat per... Schierati a caso cercando il villaggio in opzione. No, cercando di fare la dash dance pure. Bellino il Becker però di nuovo. E lui gli Bellino la prende... steal. Non gli ha preso 2 frame, mi sembra. Sì, con la steal. No, non gli ho No. presi, non si è proprio appeso. Ah, win. Non era in... Che bomba. No, sai cosa? Perché comunque qua Cartina ha un bel vantaggio, non mi Sì. serve. Quindi se ci riesce a raccattare abbastanza percentuale per stare tranquillo. E con queste Intanto combo che a me lui se la può permettere. fa la combo. Sì, fa presa in di qualsiasi cosa. Di nuovo, chiaramente, se riesce a stringere con altri aerei. Tranquillo. Aia! Quindi prenderà stop con il cross slash. La mura è proseguita di prenderglielo tanto Oh, è figo. la maggior parte delle stock le ha prese così finora. Boh, perché figo funziona bene o male a qualsiasi percentuale. Con un certo top. Sempre a finestre particolari. E poi non hanno righi di esecuzione, cioè letteralmente tu la spari e prendi la stock. No, no, che cavolo sto dicendo? Ha recuperato, non stavo guardando le percentuali, wow. Qui ha cercato, è stato un momento di... Sì, doveva fare semplicemente dash attack, in realtà è chi lava. Ha avuto un attimo di... Oh no, devo fare... Buono dall'edge. Sì, però Sì. Becker. Però molto di tanto momento, sì. Tirano un po' di mosse a caso, senza colpire, No, cercano di dopo un po' di... spaziare. Dash, blaster, qui ci ho provato di nuovo. Sfrutta il fatto che non lagga con la mossa. Come al solito fa un cross slash, ma niente. E se la prende anche sto punto e vince Cartina di conseguenza 3 a 1 nella Desessa Grand Final. Sentiamo gli applausi da fuori. Sentiamo gli applausi da fuori, torniamo un attimo prima di chiudere lo stream, quindi speriamo che questo torneo vi sia piaciuto, che il commentary comunque sia stato relativamente di qualità.